Dovresti portarmi un minimo di rispetto, protesta l'uomo rivolto alla donna in biancheria intima di seta a bordeaux, non scontata. Rispetto, esclama lei. Lui ha la camicia sbottonata al torace. Gli ultimi bottoni tirano sul ventre gonfio e dilatano le asole. Pantaloni grigi, taglia calibrata. Suda. Apre la bocca per ribadire la rimostranza. Lei si avvicina. Ne sente il respiro caldo sul collo. Un istante per inalarne l'alito esaltato dallo champagne, poi la lingua umida si insinua a violargli l'orecchio. Non ha più voglia di invocare rispetto. Parla lei, invece, senza scostarsi dall'orecchio, anzi solleticandolo con il movimento delle labbra. Rispetto, ripete, pensi di meritarlo? Con quella bocca che continua a riversargli calore insano direttamente nel cervello, neanche sa se davvero più meriti rispetto. Anche pensare è faticoso. L'eccitazione cresce, lei lo sente. Legge il viso madido e paonazzo, il respiro sempre più rapido che solleva il ventre grasso sotto la camicia celeste che fa tanto manager. Lei lo sente e una scintilla d'inferno le attraversa gli occhi. L'uomo è in suo potere. Si è pure inzaccherato la camicia, succhiando le ostiche su ghiaccio che lei ha pretese insieme con una buona riserva di Veuve Clicquot. Una bottiglia già vuota e ai piedi di una poltrona in pelle chiara. Ne ha bevuta una coppa lei, il resto lo ha ingollato il dirigente. Ostriche, champagne e una notte di trasgressione nella villa di Fiumicino, se la moglie sapesse. Veuve Clicquot, Veuve. Lei gli infila in bocca un altro mollusco e osserva le macchie sulla camicia. Una virgola perfida le arriccia l'angolo della bocca. I sensi del maschio sono tenebrati. Lei disponibile, ammiccante, trasgressiva. Il profumo e lo champagne fanno il resto. Continua a porgergli i frutti di mare. Lo invita a suggerli direttamente dalla sua bocca. Il calore è insopportabile. Rivoli di sudore scendono dalla fronte e scivolano sul collo pingue. Mangia, beve, valuta l'adeguatezza della risposta del suo membro. E anche questo, lei lo indovina. «Voglio legarti», gli dice a un tratto. «Ci siamo», pensa lui. «Regali, costosi, aperitivi, locali alla moda, galanterie, e oggi la villa al mare, le ostiche, lo champagne. Il conto in banca è sempre stata la sua arma vincente. Non ci sono bicipiti o pettorali che possano competere con un portafogli ben gonfio». Dopo che lui si è steso sul letto, lei si sfila le autoreggenti con studiata lentezza. «Via i pantaloni», gli ordina. Stringe le calze fra le due mani a provarne l'elasticità. La lingua occhieggia un istante tra i denti che baluginano esaltati dal rossetto. «Che misero spettacolo!» lo metto congestionato, stropicciato, spampanato sul letto come un tacchino nel piattone di portata. Contiene il riso. Poche mosse e le braccia di lui sono bloccate alla spalliera in ferro battuto, validamente annodate dalle calze. Si è pure lasciato le scarpe per la furia di togliersi i calzoni. Ottimo, considera lei. Lui la osserva, divertito, un po' inquieto, e poi fa un caldo assurdo. La bocca ha preso a bruciargli, sebbene non ci fosse pepe nelle ostriche, come se un insetto gli avesse punte le labbra. I lacci delle scarpe, bel modello all'inglese di marca, servono egregiamente ad assicurare i piedi del maschio al fondo del letto, immobilizzato a croce di Sant'Andrea. Davvero buffo!